Buondì. Allora, lunedì mattina, weekend è andato, siamo di nuovo ai nostri posti. Allora. Devo dare un'occhiata a GJ. Cosa è successo stanotte? Allora. Questi qua sono i livelli mandati nel breakdown di ieri sera su Slack. Sono stati rispettati. Abbiamo il break del livello 133, poi il retest sullo stesso. E poi abbiamo creato di nuovo supporto questa mattina alle 5 e mezza e abbiamo proseguito bullish. Questo M30 ha rotto i massimi di tutte queste candele prima, ha creato un nuovo massimo che probabilmente ritesteremo più tardi. Diamo un'occhiata qui a time frame più basso. Schedessimo di nu nuovamente al di sotto di 133 e 266. Sarebbe un'occasione short, però per il momento no. Questo M30 chiude in 4 minuti, vediamo come chiude. Buongiorno Gabriele, intanto. Abbiamo questo livello qui di cui tener conto e anche questo livello qui, che è praticamente lo stesso del week finish. Il DJ potrebbe andare a fillare tutta questa wake che ha appena creato, sono circa 17 punti. Allora, io ho fatto questo piccolo ingresso su GJ. Se la filiamo subito. Vediamo come chiude l'M15. Allora, io potrei già muovermi a break-even per aver stoppato praticamente di sicuro dalla nuova M30. Allora. Allora, esco a break even un secondino perché voglio aspettare la chiusura dell'M30, vedere se l'M30 che apre crea una wick, ha chiuso un punto positivo, pagato le commissioni. Dunque, mettiamo il nostro livello qui. Questa M30 ha rotto i minimi di quella prima, che appunto non erano stati infranti. Ha dato una pushata di 7 punti.
però è stato molto veloce. Ma mi ha dato possibilità di chiudere l'operazione. Adesso abbiamo la chiusura M30, stiamo creando questa wick verso il basso. Allora andiamo a vedere ad H4. Ad H4 abbiamo la rottura anche di questo livello qui. Diciamo che ci siamo mossi solamente, quasi completamente solamente bullish. Praticamente da questa notte. Ciao, Tredora, buondì, buongiorno. Allora, vabbè, aspettiamo. Aspettiamo. Perché se questo M15 qui, la cosa probabile è che vada bullish, però sinceramente ho riperso il mio ingresso perché aspettavo che scendesse un po' di più per mettere lo stop sotto tutte e tre queste qui. Siccome ha aperto andando su, non ho più preso nessun ingresso perché non è il top, diciamo, come range. Ma se questo M15 qui flippasse bearish e chiudesse al di sotto di questo livello qui, continueremo sicuramente, cioè sicuramente mai, però molto probabilmente bearish, quindi chiusura bearish di questa candela al di sotto di 133.300 circa, ritest del livello, continuazione, eventuale chiusura al di sotto di questo livello qui, continuazione fino a 133. Però per il momento siamo assolutamente bullish e possiamo andare a ritestare 133.500. Abbiamo aperto con questo gap bullish, come dicevamo ieri nel breakdown su GJ, probabilmente andremo a ritestare questa week, a fillare questa week e probabilmente a ritestare anche il livello a 134 nel caso di un movimento bullish, magari non tutto di oggi, ma oggi e poi domani in due candele, se proseguiamo bullish all'apertura, perché questo è ancora tutto da vedere. Sarebbe un ottimo trade, chiusura al di sotto, retest e continuazione. Questa pushata delle 6:30. È stata causata sì, proprio da. Buonanotte. Proprio dalla sterlina, a vedere che non fosse lo yen che avesse fatto qualcosa. Tanto probabilmente sta arrivando un momento di GJ di fillare la wick. Ma stiamo a vedere. 3 GBP CAD ha fatto una bella corsa questa notte. Niente, niente male. Siamo tornati nella zona di range, abbiamo ritestato il livello, abbiamo riempito tutto il range. E adesso siamo a resistenza. Qua. Se qualcuno ha delle chart da mandare, qualsiasi cosa, mandi pure e chieda pure.
Alex ci ricorda la sessione che inizia. Questo è un promemoria, fatto durante la session 2. Questo è un promemoria. Dunque, questo qui era un bel trade. Mi avesse creato una bella wake. Ho completato questo range, adesso magari ci ritroveremo a fare ranging in tutta la zona. Questo livello qui, ecco, è sicuramente un livello molto importante. Dunque, questo è questo qua. .75, se riuscissimo a ottenere delle chiusure al di sopra di questa zona qui, poi avremo tutte queste candele sulla sinistra da poter mirrorare, diciamo, queste candele qui. Sarebbe possibilmente un ottimo trade. Tempo GJ è sempre lì. Abbiamo la chiusura M5 bullish, questo M5 qui appena è, diciamo, ancora in formazione. Ah, questa pushata qui non c'era nessuna news, però mi sembra, ho guardato prima. C'era quelle lì, ma su JPY tanto, no, su GBP. GJ prosegue bullish, i minimi sono stati rispettati nelle ultime tre candele, stiamo rompendo i massimi dell'M5, dovremmo andare fino a target. Allora. Allora, il Giappone, visitatori russi. La Russia quindi ha iniziato a sputare fuori un po' di dati, che sono comunque sicuramente troppi pochi, ma dai 3.000 ridicoli che dichiaravano il 1 aprile, nell'ultimo mese 81.000. Tassi rimangono invariati, qui come abbiamo visto già prima, per quanto riguarda il PY, nessuno stravolgimento, dunque. Mi facessi un bel fake out, mi renderesti proprio contento, contento di non essere risaltato sullo stesso trade di prima. Ah, tra l'altro devo mettere il quadratino, il famoso quadratino. GJ, se a ne è andato alla grande, vediamo un attimino
Cioè, alla grande non è che abbia fatto chilometri, per carità. Però ha iniziato il suo movimento. 5 punti dall'eventuale ingresso sulla nuova candela, come stavamo dicendo. Io avrei preferito un ingresso un po' più basso che su questo week film. Mi avrebbe già dato un target di 10 punti nel caso in cui questa week non venga appunto infranta. Però comunque era un cattivo trade. Intanto scrivo il super par condicio. PPJPY by 1 pips. Parentesi. Break even. Allora, vedo che la candela M5 è appena chiuso e sto vedendo che ha chiuso senza top wick. Ok, intanto si è buggato Trading View. Ok, stanno arrivando i prezzi un po', forse, forse sì, forse no. Vabbè, tanto non ci servono granché. Vediamo che ha chiuso senza top wick. Ok, questo cosa significa? Che potrebbe non esserci più range per continuare bullish. Però questa è una candela M5, ok? Quindi non è nulla di definitivo. Però questa è l'ultima M5, se rompesse questi minimi invertirebbe il trend, rompendo i minimi della candela M5. E la candela M15 sta per chiudere nei prossimi 4 minuti. Dunque, se questa M5 continuasse bearish, la nostra candela M15 potrebbe eventualmente chiudere bearish. Probabilmente non al di sotto di questa zona qui, dove abbiamo creato un mini supportino, però non infrangere i massimi di questa qui prima potrebbe già essere qualcosa. Anche se l'H1 è molto probabile che prosegua per questo weak fill. Abbiamo questo livello interessante sulla sinistra, 133 e 400. Che direi che ci possiamo segnare in quanto siamo in concomitanza di questo livello qui. Abbiamo fatto un bel trend, questo è stato un bel trend bullish, vediamo. Pre-Asian, supporto ad H1, apertura della sessione asiatica, rottura della resistenza, secondo retest e pushata per tutto il range. Una pushata grossa questa per essere durante Asian, sono 40 pips in una candela oraria. C'è stata tanta liquidità in questa sessione asiatica, quindi durante Londra potremmo avere qualche movimentino in meno, però noi vediamo. Poi vediamo che questo qui è il setup classico, sapete che vi ripeterò fino alla nausea, uptrend, formazione di candela bullish di supporto, ok, e continuazione del trend a ritest dei massimi. Quindi qui eventuale trade, ingresso in buy, dopo la candela d'H1 in forma supporto, stop loss sotto i minimi, take profit alla cima del massimo precedente. Ok, intanto mettiamo l'M15 che sta per chiudere in un minuto, vediamo se combina qualcosa o se rimane così. Intanto stavo buttando un occhio a GBP CAD prima, siamo in questo range, adesso in questa piccola zona qui, abbiamo questo livello a 1.75, per qualsiasi acquisto voglio vedere questo livello rotto, un consolidamento al di sopra. Questa qui è la resistenza ad H4 in cui ci troviamo, se invece dovessimo richiudere al di sotto sappiamo già di cosa stiamo parlando. Qualcosa in chat, io sono entrato intorno alle 7:15 su GJ così. Manda uno chart, Gabri, anche se ovviamente sappiamo già che è andata bene. Ah no, 7:15 ancora un po' prestino effettivamente. Sì, è dove sono entrato io prima, praticamente prima della chiusura dell'M30. Sono andato più 5, più 6 punti e ho messo il mio break even. Quando abbiamo ritracciato ad M1 si vede bene, ho preso gli acquisti qui al di sopra di questo M1 qua, ho dato qualche punto in profitto e poi mi ha stoppato a break even, c'era la chiusura della candela M30, anch'io
preferito uscire e aspettare. Abbiamo intanto chiuso la nostra avventura della candela M15 in corso. Abbiamo chiuso Bullish, ma non abbiamo rotto i massimi di quella prima. Questa candela qui è nata andando Bullish. Si chiudesse Bearish rompendo i minimi di questo M15, facendo chiudere dunque l'M30 Bearish. Diciamo che non sarebbe niente male. Mettiamola così. Però nel frattempo aspettiamo. Ora ho ristretto lo stop sotto il minimo. Sì, manda una chart così fai prima, metti la chart con il setup che hai in mente, quindi metti il tuo setup long o short con l'eventuale stop loss dove si trova, il tuo eventuale take profit, lo mandi così. Vediamo, l'ho mandata. Scusa, sono Borgna. Buondì. Buondì. Allora, intanto chiudiamo le email. Chiudiamo questo. Okay. Allora, sì. Ok, lo stop loss è troppo grande. Secondo me, se questi minimi qui vengono infranti, non c'è più ragione di stare in una posizione bullish. E il primo take profit sarebbe giusto metterlo da questo weak fill qua, o comunque non magari il take profit totale, ma prendere dei parziali, perché come è avvenuto che quando abbiamo raggiunto quel livello lì prima abbiamo rigettato prepotentemente, potrebbe avvenire di nuovo nel momento in cui arrivassimo qui. Nel frattempo il massimo di questo M30 non è ancora stato appunto infranto. Io otterrei uno stop loss al di sotto di questo M30 qui e poi il tuo primo target, col tuo ingresso dovresti avere 7-8 punti di stop loss, primo target 13-14 punti ed eventualmente raggiungere poi il target totale. E aggiungerei anche che se questo M15 appunto ha iniziato ad andare bullish, se nel momento in cui flippasse bearish, se volessi uscire anche a break even nel momento in cui viene rotto il primo minimo M15, secondo me non sarebbe una cattiva idea. Perché, ripeto, quel setup di fake out mi attira ancora e questo M15 non ha rotto i massimi di quella prima e questo qui è il primo segnale piccolino e questo M15 qua per il momento nella prima pushata che ha dato non ha rotto i massimi di quella prima. Per cui potrebbe chiudere bearish, rompere questi minimi, darci il fake out, darci il retest e darci il trade. Messo a BE, perfetto, bravo. Zome, tutto bene? Dormito bene? Sì. Voi tutto a posto, raga? Tutto a posto, dormito poco ma bene. Ottimo. Ho dormito 3 ore ma mi sono svegliato abbastanza riposato. C'avevo già l'adrenalina dello stream, non mi faceva più dormire. Bueno, bueno. Stavo vedendo GJ, abbiamo dato uno sguardo che ha seguito tutto il trend dei livelli di ieri. Abbiamo chiuso al di sopra del livello dell'analisi di ieri di 133, rotto il livello, poi fatto retest e proseguito, bullish, colmato praticamente tutto questo range qui. Quasi, non proprio tutto, ma quasi. E poi stamattina abbiamo fatto questo supporto qui alle 5 e mezza e abbiamo proseguito bullish. Adesso stavo vedendo che se questo M30 qui chiude bearish e riusciamo a ottenere la rottura di questo minimo, una chiusura auspicabilmente al di sotto di questo livello qui dove abbiamo fatto questo mini supporto M15, sai già il setup come si chiama? Dump it. Dump it. Setup dump it. Se questa candela, diciamo, chiudesse così, rompendo i minimi precedenti, quella dopo creerebbe una wick e un'altra candela bearish che dovrebbe chiudere all'interno di questo range qui che abbiamo sulla sinistra, creare un altro retest, dare una possibilità magari di ingresso più safe, perché ricordiamo che finché stiamo al di sopra di questo livello qui, il nostro trend è comunque bullish. Appunto per andare
a giocare di nuovo in questo range qui, che non è un range tanto piccolo, basta e avanza per prendere un trade, nell'eventualità ovviamente. Però come sappiamo, quando avviene un fake out di solito, diciamo che è probabile anche rompere il livello dall'altra parte, più che rimanere all'interno del range. E quindi potremmo addirittura poi proseguire al di sotto di 133, ma sicuramente 133 è un livello chiave su cui succederà inevitabilmente qualcosa. Allora, andiamo a cancellare questo schifo che abbiamo disegnato. E aspettiamo questa chiusura della candela ad H1. Vediamo che questo M5 ha chiuso bearish, questo ha rotto i minimi di quella prima, però ha chiuso doji, diciamo. Penso che è inutile finché non rompiamo questi massimi qui. Siamo buoni su questo M5, punto flip e chiude bearish, stiamo a vedere. Io, Zome, ti lascio un secondino qua, magari ti apro, non so, US30, stai guardando qualcosa? Stavo guardando quello, infatti te l'avevo anche mandato in chat, ma... Ah, scusami. Easy. Allora, butto un attimo questo qui e me ne vado 5 minuti e torno. Prima dell'apertura, prometto. Yes. Bello. Era quello che si stava formando, stavo cercando di capire se potevo piazzare dei buy stop lì sopra o aspettare la formazione per la continuazione. Non so cosa c'è a sinistra, te ne frega un pelino più... Tutto pulito. Tutto pulito. Ma proprio pulito pulito. Sì. Questo abbastanza livello qui, 24.000, vedi? Come cazzo, no. Questo livello qui è un bel livello, quello su cui siamo. Sì. Abbiamo praticamente, adesso vado perché sennò poi non torno veramente per l'apertura, però appunto vediamo. Dai, vai, non sento, toccato il livello rejection, toccato il livello rottura continuazione, toccato il livello rejection, adesso stiamo approcciando sempre questo, mamma mia, M30 come lunga sta strada, stiamo approcciando sempre questo livello qui. Finché questo M30 qua rimane non infrange i minimi, siamo bullish. Te la lascio M1, non so. Bin? Non ho nessun sto livello. Sto guardando anche dal mio, quindi... Sì. No problem. Okay. Segnare questo livello qui, giusto? Poi immagino un livello al fondo di questo range. Yes. Ma si parte che ce li ho tutti, sì, un livello lì. Poi abbiamo 24.000 un po' più giù. C'era il livello dell'entrata che però è avvenuto alle 6.40. Mannaggia. Ha fatto il break retest perfetto. 7.40 o 6.40? 6.40, scusate, 6.40. 6.40, quindi che sì, questo qui. Yes. Eh sì, perché non ha rotto poi nessun minimo, ha rispettato tutto bene. Come vediamo in questa zona qui. Vediamo. GJ sta pushando. Andiamo a vedere. Io prima ho preso. Ma perché mi ha cancellato di nuovo il quadrato? Ho visto che prima c'era un quadratino che hai scritto. Però sto giro non è colpa mia. Io non ho cambiato lo stream e lo share. Mannaggia, ma perché? Boh. Comunque avevo preso un ingresso di acquisto su GJ che mi ha stupato break even dopo molto poco. Qui. Praticamente ho preso questa pushata qui che era 5-6 punti, però la candela M30 stava per chiudere, ho visto che stava rigettando il livello, allora non mi ha fatto impazzire, diciamo, ho messo break even e mi ha stoppato subito. In realtà ho chiuso un pips, ma vabbè. Niente, Zoom ha cacciato l'ordine. No, li sto modificando, li sto mettendo gli stop e tutto, che si è un po' allontanato allora. Guarda, GVPCAD come pusha bene, mamma mia, GVPCAD era il trade da prendere. Quando sono entrato in acquisto su GJ, bisognava prendere l'acquisto su GCAD. Abbiamo questo range, l'abbiamo fillato completamente. Quello è un bel range, perché questa chart, tanto zoom out, questi trade qua sono 17 punti, 18, non pochi. Stavo dicendo che c'è tutto questo traffico. Insomma, basta, me ne vado, va. 5 minuti. Qui abbiamo in chiusura di M5. Registrato degli ottimi minimi, c'è delle ottime rejection a M1, però l'M5 ha fatto
effettivamente supporto bullish ed effettivamente ha rotto i massimi di tutte queste qui prima. Potremmo continuare, specialmente perché la candela d'H1 sta per chiudere, solitamente pusha anche verso la chiusura. Altresì chiude bearish e sappiamo cosa fare. Io vado e torno. Yes. Eccomi tornato amici, vedo che GJ, sono molto contento per il trade, è andato bullish, come stavo dicendo, in chiusura di H1 negli ultimi 5-6 minuti, ha dato questa pushata di cui avevamo bisogno. Gabriele, spero tu abbia preso dei parziali a livello del weak fill. Abbiamo avuto quest'ultima pushata, ottima, ottima, adesso abbiamo la chiusura di H1 estremamente bullish, puoi tenerti qualche bel parziale. E sperare appunto che la candela prosegua direttamente bullish, se rompe subito i massimi è una gran cosa. Però il trade
Mannaggia a me che l'ho chiuso. Mannaggia, 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 mannaggia. Troppo conservative sono stato. Sarebbe stato il perfetto weak feel. Sarebbe stato un bel trade. Vediamo un attimino. Sì, anche perché praticamente quando mi ha stoppato... Sì, ci è tornato un paio di volte. Oh, 10 pips c'erano. Bello, bello acquisto, ottimo acquisto. Ho paura a vedere GVP CAD, sinceramente. È rimasto abbastanza lì. Sta pushando alla grande. Questo sarebbe stato un grande highlights. Sarebbe stato un very big highlights. Ottimo, ottimo trade. Nel frattempo, fantastico su GJ, sono uscito a livello d'entrata. Ah. Quando sei uscito a livello d'entrata? Qua? Mannaggia. Scusami, non avevo letto, io ero gasato. Non avevo ancora visto la chat. Eh sì, era... Praticamente era il mio stesso ingresso sopra quei massimi lì. E dove ti ha stoppato? Cavolo, hai chiuso un po' più su del prezzo di entrata. No, beh, qui. All'incirca. Un vero peccato, un vero peccato. Tenere lo stop loss al di sotto di quell'M15 lì erano pochi punti di stop loss, peccato. Sì, era un ottimo trade. E adesso ci troviamo in questo trend bullish qui, che se non diciamo invertiamo la rotta, credo sia difficile trovare un altro ingresso su GJ questa mattina, specialmente dopo che questo H1, piuttosto che aprire e venire a ritestare più in basso, aperto e infranto tutti i massimi già, quindi potrebbe già continuare bullish oppure invertire bearish, aspettiamo una chiusura e vediamo. US30 nel frattempo è venuto giù alla grande fino al livello 24.000. Prima, quando stavi spostando e ti ho visto se entravi, era perché avevo visto esattamente questa chiusura qui M1 al di sotto e non sapevo se era un livello chiave o no. È un fake. Voglio vedere come chiude lì su 24.000, magari posso provare a eseguirlo manualmente qua sotto. Ha dato 7 punti di push bearish dalla cima del livello. Ciao Gabri, ci vediamo dopo. Ciao Gabri. Buona idea comunque. GJ ha fatto questa bella week. Adesso farà la sua week bearish, magari ritesta, poi prosegue bullish. Per il momento non ci interessa. E GVP CAD sta facendo lo stesso lavoro. Diciamo che un fake out dopo tutto questo movimento bullish è quello che spero su entrambi. Vediamo quello che avrà la struttura migliore. Nel caso in cui ovviamente chiudesse bearish, non diamo nulla per scontato. Ma stiamo comunque a vedere. Stiamo rigettando praticamente 133.500 come livello, dove c'era appunto questo quadratino qua di questa resistenza qui.
Picard potrebbe creare un M5 bullish qui, chiudere di nuovo al di sopra del livello, ritestare e proseguire bullish. Stiamo a vedere questa M5 qui appena nata cosa combina, se prosegue bearish o meno. US30 ha fatto il fake out, ha ritestato il livello e adesso sembra che push un po' bullish. E ora H1 che ha chiuso, che non ho guardato. H1 ha chiuso bearish e questa H1 qui è venuta giù. Abbiamo un sacco di range pulito a sinistra, però non abbiamo fatto neanche un po' di consolidamento, anche se non ne ha molto bisogno, a quanto pare, a giudicare da questi movimenti qui. JP CAD è sempre lì. Sta provando ad andare di nuovo bullish. JJ ha creato la wick bearish, adesso potrebbe proseguire bullish nuovamente. Questo diventa un punto di minimo, questo massimo viene infranto, potremmo arrivare al target finale che è il completamento del Wickfield Daily precedente di giovedì scorso. Abbiamo aperto col gap pure un po'. Tornato il signor Boris a lavorare stamattina e GVP ha spinto in onore di Boris. He's back. He's back. He's back again. La prossima resistenza al di sopra di quella lì, che livello è? Ma qui direi. Quale hai tu? Ma io questo livello qua a sinistra, 24.000 praticamente. 24.067 è quello che avevi anche tu. Questo. Ah, ma c'è Dino allora. È entrato? No. GJ si arriva a 133.800, piazza uno short. Aspetti la conferma e poi piazzi uno short. Anche perché se arriva a 133.800, però lo short, a parte che la strada è bella lunga. Potresti più che altro pensare a prendere qualche buy fino a 133.800. Più che a pensare di shortare a 133.800. Secondo M5 sta per chiudere bearish. Cioè, ha appena chiuso bearish. Ha rotto i minimi di quella precedente, cosa che non succedeva da qualche candela. E adesso vediamo
Come va a chiudere anche l'M15? Finché non infrangiamo questo minimo qui, rimaniamo comunque bullish. Però se infrangiamo il primo minimo M15, possiamo iniziare a parlare di short, questo poco ma sicuro. L'M5 di JPCAD ha chiuso bullish al di sopra del livello. Qualcuno volesse lanciarsi in un acquisto su JPCAD, potrebbe mettere un buy stop sul flip di questa candela M5. Primo target questo weak fill sono una decina di pips, nel caso in cui venisse attivato. Sopra i massimi dell'M5 precedente, lo stop loss andrebbe bene sotto i minimi di questo M5 corrente. La candela H1 ha già infranto i massimi di quella prima. E come vediamo abbiamo tutto questo range a sinistra, però il movimento bullish che è iniziato è stato piuttosto violento. Abbiamo queste tre candele, 5, 6, 7 del mattino, piuttosto violente, quindi ci potremmo aspettare anche che il prezzo respiri un po', creando qualche candela bearish, magari creare un supporto più tardi per continuare eventualmente bullish. Ma vediamo. Si va su tutti i livelli di venerdì. Sto guardando che sia euro dollaro che gold avevano rispettato il breakdown che avevo fatto ieri sera. Era solo che uno è intradabile e l'altro è partito alle 6 del mattino. Hai tanto spread? Io ho guardato prima, non ne avevo tanto su gold. Adesso sì, 9 punti. ce n'è di nuovo tanto. Sì, un pelino meno di 9, ma comunque siamo lì. US 30, se mi dovesse validare la struttura bullish, proverei ad entrare manualmente, però al momento si trova solo sul livello, quindi non mi fido troppo. Se nel frattempo rimetto R quadratino, sperando che non sparisca più. E mettiamo l'ingresso di DJ. US30 ha abbandonato la nave. Sì, è venuto giù.
L'M15 ha chiuso, chiuso bearish, ha rotto i minimi. Cavolo, mi sono distratto un secondo per scrivere. Mannaggia. Yes. Ma cazzo. Amok. Sale su va bearish senza dare nessun impulso. Mi arrabbia. Ma guarda te, ma dai, cazzo. Stavo aspettando da 2 ore che chiedesse bearish per entrare. Ma non ci posso credere. Hai già messo bello che a break even qua. Comunque, stiamo ritestando. Il supporto di cui parlavamo prima, ma questo M30 qui è capace a fare tanta strada. L'ideale sarebbe che rimanesse in zona qui, al di sopra di questo supporto, avendo rotto i minimi, e che l'M30 dopo creasse una bella week bullish, ma io che conosco GJ so che farà l'infame, e questa è anche andare M30 qui. Ci lascerà a bocca asciutta. Ma dimmi te, dimmi te. Uno veramente non si può distrarre mezzo secondo. Che perde l'ingresso. Nel frattempo GBK ha chiuso sulla resistenza a 75. Io a questo punto posso augurarmi che questo M15, se questo M15 qui chiudesse bullish, anche se non credo, ma se chiudesse bullish sarebbe la formazione di supporto per eventualmente continuare. Però questo qui era il mio bel setup di vendita. Ma dimmi te. Ho proprio paura che questo livello non tiene. Beh, la nota positiva è che non c'è nessuna nota positiva perché l'H1 c'è ancora 40 minuti. Quindi è tutto il tempo di morire. Beh, ragazzi, se qualcuno ha seguito comunque l'indicazione di vendere GJ, se questa M15 avesse chiuso al di sotto del minimo di quella prima, sarebbero 7 punti. Mi correggo. Sì, sempre 7 sono. 7,5, 8, 9, 9 punti, vabbè. Avete capito l'antifono, il trade è andato, ha dato 9 punti, quasi sicuramente ne darà 12 o 13, fino ad arrivare magari qui. Abbiamo l'ultimo minimo qua che se viene infranto, proseguiamo giù, ma comunque 9 pips da mettere al sicuro. Erano, mannaggia, ma dimmi te perché mi sono dovuto mettere a scrivere su quadratina proprio in quel momento. Vorrei dire che aspetteremo la conferma più grande, M30. Se GVPK chiudesse tutto al di sotto qui sarebbe una gran cosa. S30 sta tornando lì. Sì, sto infatti osservando lì sul 24.000. Non capisco se vuole tenerlo come resistenza e starci sotto o se ci si vuole rimettere sopra. Mamma mia, ragazzi. Che mattinata nera. Allora, intanto il setup di prima era con gli acquisti al di sopra di queste 2 week qui,
il nostro take profit era il weak fill, qui era il trade entrato prima, mentre quello che sarebbe dovuto entrare adesso, devo cambiarla perché cambiare setup, era il fake out M15 con rottura del minimo della candela precedente, ok, qui si entrava a mercato, si è creata una weak bullish, ci permetteva di avere uno stop loss un po' più piccolo, ma non l'ha fatto, quindi con il sell stop al di sotto di questi minimi sarebbero stati subito attivati. Il primo target è appunto il raggiungimento di questa resistenza qui, che adesso è supporto, e ha già dato 10 punti. Mi sa, sono due setup chiamati e strachiamati. Stamattina ho parlato solo di questo tutto il tempo. Vediamo se questo M30 è in grado di arrivare fino a 133,250 e chiudere al di sotto. Sarebbe una strada molto lunga, ma percorribile. Nel frattempo abbiamo rotto entrambi i minimi M30 di quelle candele lì. GPCAD sembra voglia formare un supporto. VTI crolla a 15,30. Se chiudesse sotto, cioè, si potrebbe pensare a bearish fino a una zona. Sì, è quello. Quello che stavo dicendo è appunto questa roba qui, se il M30 chiudesse al di sotto di 133,250, sì, è quello che anche all'inizio dello streaming dicevo, esattamente quello che hai scritto. E poi potrebbe anche non fermarsi a questo livello a 133, ma far breccia anche in questo e proseguire il movimento nel range sottostante. Bello, molto bello. Siamo andati dunque a ritestare il movimento qui. Se questo M15 chiudesse bullish, potremmo continuare e andare a ritestare i massimi di prima. Avremo un altro game di 14-15 punti. Se invece chiudessimo anche così, senza alcuna weak bullish, nonostante la rejection, l'M30 sarebbe bearish, avrebbe rotto i minimi, potremmo cercare il nostro ingresso e puntare al weak fill bearish. Però stiamo a vedere quello che succede. Tanto noi non dobbiamo prendere nessuna decisione autonoma, solo fare quello che il mercato ci dice di fare. Stamattina non ci sono news, vero? Niente. No, c'è niente. Ok. C'era stanotte i tassi di interesse su JPY. Ecco che pushata. Che comunque sono rimasti invariati, stavo dicendo. Niente di che. Nessuno sconvolgimento. Questa è una gran push. Se questo M5 qui avesse chiuso con un po' di wick da fillare,
Poteva pensare a un ingresso prima che l'M30 chiudesse, anticipando una chiusura eventuale bullish, ma aspettiamo, rimaniamo conservativi e vediamo. DJ ha rigettato il livello. E sembra poterci dare il nostro setup M30, ma aspettiamo, vediamo. Frattempo DJ ha rimangiato tutto il livello, c'è tutto il movimento. E questo M30 sembra poter chiudere lì sotto di 133 e 300. L'unica cosa è che appunto ecco la wick che è andata a creare, perfetta, perfetta. Se l'avesse fatta subito ci avrebbe dato il tempo di entrare, però non l'ha fatto. Bisogna stare molto attenti, valutare se questo livello 133-300 è semplicemente un retest di questa zona qui per creare poi supporto in questa zona, esattamente come è avvenuto qui, e andare a ritestare i massimi, oppure se riusciamo a chiudere al di sotto e puntare allo short e ritornare sui livelli a 133 flat. Abbiamo la nostra chiusura M30. Sì, sono chiusa M30.
Mi ha fatto un piccolo ingresso su GJ. Shorty. Absolutely. E vediamo un po' se riusciamo a stare lì sotto di 133. Nel frattempo il coso, il minimo d'H1 è stato infranto. Questo plus è più piccolo di così. Esattamente sopra al massimo dell'M15 prima. Primo target è questo qui, eventualmente anche 133. Questa è una bella pushata. Ecco, l'unico livello che dicevo prima che mi preoccupava era appunto questo qui, per vedere se appunto era un retest del livello per formare supporto e proseguire bullish, o se effettivamente chiudendo al di sotto, però volevo ripiazzare questo qui a livello. E la chiusura al di sotto ce l'abbiamo, però non abbiamo, non abbiamo creato un gran range. Al di sotto di questo livello qui abbiamo creato una wick piuttosto piccola. Io nel senso, sì, ho un ingresso piccolo e ne ho anche uno in sell stop sotto la candela che sta creando, però uno l'ho preso già a mercato perché mi piaceva il fatto di ritestare questa zona qui dove siamo e mettere uno stop loss sopra l'M15 che sarebbe abbastanza sicuro e non grande. 10-11 punti di stop appunto sopra il livello dell'M15 precedente, però il resto delle posizioni mi si attiverebbero se questo M15 flippasse, quindi sì, è un'ottima idea quella lì. L'US30, prima era arrivato vicino. Sempre lì, 4 punti. Sta muovendo leggermente meno del solito. Questo, questo US30, cioè, oddio, alle 8 ha dato una bella pushata bearish, per carità. Nel frattempo GJ ha rigettato un po', però potrebbe essere la candela M5 che crea supporto per proseguire bullish, potrebbe assolutamente essere così. Se invece i minimi dell'M5 precedente venissero infranti, sarei più contento.
magari riesco, anzi, magari posso mettere lo stop loss sopra l'M5 prima, in modo che siano solo 5 punti di stop. Diminuiamo lo stop loss, abbiamo infranto i minimi. Stiamo iniziando a muoverci. Allora. Bene. Bene, ho 6 punti, 6 pips dal primo ingresso. Correlazione stretta GJUS30 sta continuando. Infatti sta venendo giù. Non mi ha dato possibilità di retest, quindi non so, stamattina me lo sono fatto scivolare abbastanza. Allora, io ho chiuso un mini parziale su GJ a 7 punti. Sta venendo giù? A break even. Thank you.
Questa no. Pushata piuttosto significativa. Ora che arriva il mio break even, sai? Non male che ho preso qualcosa, perché sennò sarebbero stati due break even consecutivi. Tosti, due break even. Però aspettiamo. Perché per il momento ci siamo ancora. Dai, Gigi, chiudi bene Bearish, fai la brava. Due minuti all'M15. Due minuti all'M15. JP cade nel frattempo. Va bullish, infrange i massimi precedentemente registrati. Adesso chiudi, abbiamo l'effettiva chiusura, forse, insomma anche per questo M1 qui potrebbe flippare bullish prima della chiusura, ma se non lo facesse dovremmo avere la nostra chiusura al di sotto di questo livello qui di cui parlavamo in precedenza. Stiamo a vedere. GBP CAD, questo M15 bullish, non è affatto male. Non è affatto male. Diciamo che se fosse una candela M30 che avesse confermato il trend, rotto i massimi di quella prima e tutto un po', non sarebbe stato affatto male. Però questa M30 è ancora al di sotto dei massimi di quella prima. GJ ha chiuso bearish al di sotto del livello di prima. E vediamo. GJ. Dieci pips su GJ, chiudo altri parziali e lascio un parziale molto piccolo per vedere appunto se proseguiamo. Comunque, eccolo qua il trade di GJ. Allora, vado a chiudere adesso. Okay. Very good, very good. Abbiamo avuto il nostro trade, ecco GJ, abbiamo tutto il bias di cui parlavamo prima, facciamo un piccolo recap del trade che abbiamo eseguito. Lo stop loss in questo momento non si vede perché è stato messo a break even
precedentemente. Dunque, nel frattempo non so se Zoma è qualcosa su S30 o se posso... No, no, non sa, mi ha invalidato tu, cioè mi ha invalidato. Io volevo gli acquisti, mi ha validato le vendite, quindi mi è passato davanti. Ed è assolutamente giusto così. Io allora egemonizzo un secondo la scena e ripeto. Allora abbiamo, come dicevamo prima, abbiamo aperto con questo gap ieri sera, questi qua sono i livelli dell'analisi di ieri sera, abbiamo avuto il nostro primo retest, i livelli dell'analisi mandata su Slack ovviamente, perché se qualcuno guarda su Instagram non c'è, ma mandata su Slack. Ok, abbiamo il retest di questo livello qui, abbiamo avuto possibili operazioni in acquisto. Fino, adesso non mi fa più restringere, ok. Abbiamo avuto le nostre operazioni in acquisto fino a praticamente questo livello qui che era il target, ma non ci siamo arrivati, ci siamo arrivati solamente molto vicino, non è stata una buona idea muovere il grafico, no, non credo proprio. Nel frattempo GJ sta andando alla grande, molto bene. Comunque abbiamo avuto il nostro primo movimento qui e andiamo adesso analizzare il movimento di questa mattinata, ok? Riprendiamo la nostra freccia. Abbiamo avuto alle 5 del mattino la creazione di supporto durante l'uptrend, in cui si poteva entrare con lo stop loss al di sotto e il take profit su questo weak fill qui, ok? Ma noi non c'eravamo, stavamo ancora facendo la nanna beatamente. Abbiamo avuto questa forte push alle 6 e mezza del mattino, che ha rotto tutti i massimi precedenti, ok? Poi ci siamo mossi bullish, rallentando un po' i nostri movimenti per queste due candele qui. Abbiamo visto i movimenti a time frame più basso, abbiamo aspettato. Abbiamo individuato questa M30 qui come possibile candela di cambio trend, fake out, rottura, ok? Ha rotto il primo minimo di questa candela M30 qui e abbiamo preso l'ingresso sul retest a time frame più basso. Adesso cambio time frame e mi... nel frattempo sta andando a target, comunque vabbè, allora non cambio time frame, così rimane questo qui. Il target è appunto il secondo target, mannaggia me che muovo, ok, il secondo target è questo livello qui, eventualmente abbiamo il proseguimento fino a 133, il break e retest di 133 e la continuazione all'interno del range. Il nostro ingresso, adesso ve lo faccio vedere, a M15, cambiando time frame, facendo il recap di questo time frame, il cambio di questo time frame. Ok, abbiamo il nostro livello di consolidamento, come vediamo prima ci siamo consolidati su questa zona M15, ok, abbiamo avuto questa candela M15 che non ha infranto i minimi di quella prima, i massimi scusate di quella prima e neanche i minimi. Abbiamo avuto poi questa candela di breakout, avevamo un'operazione di acquisto in buy stop al di sopra di questo livello qui, sono stato stoppato a break even, sarebbe poi andata a target del weak fill anche questa qui. Poi abbiamo avuto la nostra M15 bearish che ha rotto i minimi di quella prima ma ha chiuso senza una down week. Abbiamo dunque aspettato la chiusura della candela M30 che corrisponde alla chiusura di questa candela M15, abbiamo chiuso al di sotto del range. Quando siamo venuti su per creare una weak bullish per prendere liquidità e continuare bearish, abbiamo effettuato il nostro ingresso in concomitanza di questo livello qui di cui parlavamo prima, in cui c'è stato un po' di consolidamento, quindi livello piuttosto importante. Abbiamo piazzato il nostro stop loss al di sopra di questo livello qui, che erano circa 9-10 punti di stop loss, e preso il nostro primo take profit qui a 10 pips, 11 pips all'incirca, e se proseguiamo bearish abbiamo la nostra posizione a break even che corre. Altrimenti, pace fatta, il trade è andato ed è andato bene. Qualcuno di voi ragazzuoli in chat per caso ha preso questo trade su GJ? Christian, ottimo, bravissimo Christian. Se vuoi fare una bella storia su Instagram, ce la gaggiamo, anche Sassa. No, vabbè, non ce la gaggiamo, però. Ottimo, ottimo. Ottimo, molto bene, molto bene. Non ho Insta, ottimo, meglio ancora. Non ti perdi niente. L'US30 sta facendo un po' come DJ, prosegue.
Adesso, se andassimo indietro nella registrazione, ci sarebbe il punto di prima in cui dicevamo, che questa H1 qui, che aveva time frame più basso, stavamo rigettando questa resistenza d'H1, e che a sinistra qui avevamo tutte candele pulite, ok? E dicevo che se avessimo avuto un po' di consolidamento per raccogliere liquidità e andare bearish non sarebbe stato affatto male. Poi mi sono corretto perché ho visto questa parte a sinistra e ho detto, anche se a giudicare da questa zona qui non ha bisogno di consolidarsi tanto prima di cambiare direzione questo bell'indice. E mi pare che sia successa esattamente la stessa cosa. Dallo stesso livello, questa è una push piuttosto consistente, c'è stata qualche possibilità di ingresso. Sì, nel break retest al ribasso, sì, peccato che io lo stavo aspettando per un rialzo, quindi come ti ho detto, vabbè, ma lì nessun problema se la visione era da un lato. Diciamo che non c'è alcun problema a prenderla dall'altro lato. Eh no, ma cioè, a non era, prenderla dall'altro lato, scusa. Era che era bella chiara, capisci? Cioè era proprio... Io i livelli che mi sarebbero piaciuti sinceramente... Allora, il primo era questo qui che dicevamo prima, quando è avvenuto, ok? Perché mi avrebbe consentito di... Cioè, questa rejection mi piace particolarmente perché ha creato questa wick, è una bella rejection, e poi ha chiuso al di sotto di questo livello qui. E quindi si poteva entrare con uno stop loss qui e il take profit al fondo del range, che sarebbero stati 3 punti sostanzialmente. 33 micropips con 1.5, 12 micropips di stop loss. L'eventuale runner ovviamente da questo ingresso non sarebbe mai stata colpita, adesso andremo a fare i minimi storici, questa runner non sarà mai stoppata, sempre così. E poi altri ingressi, cioè cosa era a mani basse l'ingresso migliore, più in alto e con lo stop loss più piccolo. Guarda lì sulla rottura e retest di quei livelli, Esatto, l'altro ingresso che mi piaceva, che aveva lo stesso tipo di rejection, era appunto questo qui, perché abbiamo questo livello che avevamo segnato in precedenza, dove abbiamo rimbalzato tante volte, abbiamo confermato la bontà di questo livello con questo fake out, ok, abbiamo la rottura, abbiamo chiuso di nuovo all'interno, abbiamo il retest e il proseguimento, quindi questo livello è stato confermato anche come zona fresca, anche se qui è una chart M1, quindi sono solo 2 ore fa, non sono assolutamente giorni fa. E dopo che questo M1 ha chiuso bearish si poteva entrare qui con lo stop loss al di sopra del massimo, quindi 2.5 punti circa, e il take profit come sempre al fondo del nostro range, 50 micropips. Altri ingressi non ne vedo, perché questo qui, ad esempio, cosa cambia da questo ingresso a un eventuale ingresso in questa zona qua? Che l'eventuale ingresso in questa zona qua avrebbe avuto in primo luogo uno stop loss grande, ok, 25 micropips, micropunti di stop loss, e il target sarebbe stato il primo, perlomeno, il fill di questo range sulla sinistra, ok? Quindi sarebbe stato un target praticamente più piccolo di quello che era a rischio, quindi assolutamente questo non era un possibile ingresso. Però questi due, quello lì sì. Vedete, siamo tornati all'interno del range, avevamo il nostro range e il nostro rischio più piccolo, qui anche. Per la seconda volta abbiamo creato resistenza, avevamo il nostro range e il nostro rischio. Quella saremmo roba. Stati stoppati probabilmente, chiamato qualche santo, però sicuro qualche piccolo parziale in questa zona qui lo avremmo preso, sono convinto. Soprattutto nel momento in cui questo M1 ci avrebbe chiuso contro. Però ha fatto un bel trend, comunque si poteva prendere vantaggio di questi due livelli in ottimo modo. Adesso ci stiamo avvicinando all'apertura, mancano 5 minuti, andiamo a vedere GJ, GJ si rimangia il movimento. Tu hai ancora dei runner? Io no, ho chiuso tutto prima, ho chiuso tutto prima. Direi che questo si può tranquillamente togliere. Ecco qui che... Se qualcuno dovesse ancora operare, sentisse la necessità, si è visto tutti questi trade passare sotto il naso, ne abbiamo chiamati ben 3. Nel frattempo, ma mi avvisate per cortesia quando scompare questo cazzo di quadrato. Ma quando scompare? Io perché non me ne accorgo mai?
Me ne accorgo solo dopo un po'. Ma era lì prima, scusa. Non ho idea. Ah, ce l'ho io l'idea. Quando prima ho fatto i disegni, al posto che prendere la bella gommina e cancellare ogni... Cancella tutto. Esatto, al posto che cancellare ogni riga maledetta che ho fatto cancella tutto. Dunque, andiamo per la terza volta della mattinata a rifare il nostro quadrato. Comunque stavo dicendo così, visto che mancano 4 minuti all'apertura 3, che se questo M15 qui chiudesse bullish, rompendo questo livello di massimo qui, ci potremmo aspettare un retest nella stessa zona di prima, ok? Importante, molto importante che infranga questo massimo, per poi appunto ritestare il livello qui e andare di nuovo a testare i massimi fatti in precedenza, ok? Quindi questo è un possibile trade su GJ. Ma quanto cazzo dissezioniamo il mercato qua su Italian Pips? Questa qua potrebbe essere una chart in futuro. Allora qua, tutti i tocchi, abbiamo il nostro livello. Qui abbiamo preso vantaggio dell'ingresso, qui abbiamo chiuso i parziali. Se rimangia il movimento siamo ancora più contenti di aver preso i nostri take profit qui. Adesso chiudiamo al di sopra di 133.300, rompessimo il massimo sarebbe top, però già al di sopra di 133.300 è un'ottima chiusura. Retest di 133.500, vediamo se ci sono i presupposti a livello di punti. Alla grande, ci sono ottimi presupposti a livello di punti. E probabilmente ci sarebbe un possibile weak fill ad H1. Andiamo a vedere. No, ho sognato. No, qui. Le cose che ho appena detto me le rimangio, perché questa H1 qui ha rotto estremamente, in modo forte, i minimi. Sì, diciamo che se chiudesse sopra 133 potremmo aspettare ancora magari una candela di conferma a time frame basso che chiuda bullish e creare un supporto lì sopra di 133 per andare a ritestare i massimi. Però è molto bearish questa H1 e se chiudesse al di sotto di 133-300, nonostante fosse bullish, quest'ultima M15 non farebbe alcuna differenza ai miei occhi. Però se chiudessimo con una bella pushata bullish, rigettando questo livello qui, diciamo che sappiamo cosa fare in entrambi i casi. Questo M30 potrebbe essere un ottimo supporto. Al momento siamo sopra a 300, vediamo se riusciamo a resistere in quest'ultimo minuto. Come potremmo anche, dovremmo anzi, fare anche attenzione a questo livello qui, perché potremmo iniziare a consolidarci un po' in questa zona qui, come è avvenuto qui in precedenza. Nel frattempo abbiamo l'apertura. Yes. Volevi guardare questo 30 all'apertura o tanto... Sì, tanto lo sto tenendo d'occhio anch'io sul mio formato supporto, adesso si sta invertendo. Allora, abbiamo qualcosa a sinistra? Ni. Abbiamo ni a sinistra. Apertura. Sto tenendo GJ con la coda dell'occhio. Madonna, che movimento orrendo quello. No, beh, non è vero. Chiusura bullish, candela che parte bearish. Eh beh, è giusto, va a Sì. creare la wick bearish, però ci sta andando, diciamo, ecco, con una violenza un po' troppo forte, un po' esagerata questa violenza, se non sbaglio, Non mi piace. Poi non abbiamo realmente chiuso al di sopra di 133, come vediamo. Si è spostato il livello, ma vediamo che abbiamo chiuso sul livello e non al di sopra, quindi qualsiasi idea di buy non è confermata nel momento in cui abbiamo chiuso sul livello e non al di sopra. Se proprio uno volesse comprare a tutti i costi, potrebbe mettere il suo buy stop e rischiarsi i suoi 10 punti di wick con il suo game di 16 punti, però non è un setup che mi fa più impazzire proprio per quel motivo di quella chiusura.
Andiamo che abbiamo. Se abbiamo qualche fan della trend line, come sempre. Vediamo. Qui abbiamo la nostra trend line. Per il momento sta venendo rispettata. Potremmo appunto creare un supporto e andare a proseguire sui massimi. Se invece questa candela chiudesse bearish, 133 sarebbe il prossimo target. Una ventina di punti di game. E una decina di stop loss al di sopra di 133-300. Ma momentaneamente siamo un po' incastrati, secondo me, appunto. GVP CAD, nel frattempo, è stato un piacere non tradare con te, GVP CAD, questa mattina. Sei orribile. Sei struccato questa mattina. GVP CAD si è svegliato struccato dopo una sbornia. Cazzo, che brutto, no? Veramente orribile. E rottura dei massimi, chiusura bearish, movimento bearish, rottura dei minimi, rejection. E ranging completo. Classico GCAD. Yes. GCAD quando fa ranging lo fa in modo serio. Diciamo che sa se ne intende di ranging. Però quando fa trend fa anche quello in modo molto serio. Infatti qui abbiamo dal nostro livello supporto. Stavo dicendo stamattina che se questa candela qui avesse chiuso al di sopra, vedi, ha creato una wick, sarebbe stato un breaker di testa all'interno del range. Perfetto. Però chiuso senza troppo wick. Però, appunto, in una candela ad H1 ho fatto 50 punti, boom, in una botta. Fino ai massimi. Io spero una cosa, sinceramente, per GVP CAD. Scendendo un pelino, ok. Mi auguro con tutto il mio cuore che nella giornata di oggi GVP CAD torni giù, inizi a fare un po' di consolidamento qui, sapete, no? In questa zona qui, per poi tornare bullish su questi livelli domani per la sessione di Londra di martedì e darci dei bei livelli. Vedendo 28 oggi che giorno è? Oggi è il 27, quindi il disegno è un po' in anticipo, il movimento dovrebbe avvenire un po' più a destra, diciamo all'apertura di Londra, sì, all'incirca qui, un pelino più a destra. Comunque, se poi venissimo al di sopra di questo livello qui domani, potremmo proseguire bullish. Non vedo, diciamo, di buon occhio il movimento già oggi, perché essendo lunedì e essendoci già mossi tanto durante la sessione asiatica e anche nella giornata di venerdì, credo che sarebbe giusto iniziare un po' di consolidamento, prendere un po' di liquidità in queste zone più in basso per portare poi di nuovo il prezzo a livelli più alti. Come vediamo, questo livello qui di 1.75 è molto importante, per quello ci siamo messi a fare ranging. Vediamo che abbiamo tanti tocchi di questo livello qui, anche solo negli ultimi 5 giorni. Questa qua praticamente è la chart della settimana scorsa, a grandi linee. E adesso siamo di nuovo qui sul nostro livello e abbiamo iniziato consolidamento. Questo è un supporto. Se domani appunto ci trovassimo in queste zone qui, nella pre-sessione, sarebbe crazy. E ci andremo a prendere il movimento bullish che, scommetto, piacerebbe prendere a tutti 50 punti primo range. E 110 punti il range completo.
Nel caso in cui si potesse trovare qualche ingresso con 10, 15, anche 20, diminuendo ovviamente il rischio, punti di stop loss, il nostro game sarebbe questo qui. Dov'è il menu? Si confonde qua, ecco. Io me lo salvo. Allora, Claire, un drone, ok, rimettiamo il cubetto magico. Nel frattempo vedo che anche DJ, appunto come stavamo dicendo, è un po' lì, ecco, appena parlo si muove. Comunque non ha fatto grandi movimenti i primi 7 minuti, è rimasto lì. Sembra voglia flippare bullish, vabbè, questo 133-300 non piace affatto. Allora, giusto inquadrato. Adesso, quando disegno qualcosa, ricordatemi di non cancellare tutto, se no qua scriviamo le cose 10 volte al giorno. GJ ha rigettato e non ha completato il flip, come stavamo dicendo. Quindi potrebbe fare una candela bearish e poi proseguire fino a 133 flat. Ma basta, tanto sto ripetendo la stessa cosa da un'ora. Salute, Zome. Non ho fatto niente, non ho detto niente. Allora sarà un rimbombo magari delle cuffie. Che sogno. Vado a mangiarmi qualcosina e torno. Nel frattempo avremo la chiusura della candela. Ti rimetto l'S30 magari. Ah, ecco, quella zona che prima aveva segnato lì, sta raggiunta già prima. Non ho più guardato i time frame. Facendo un bel consolidamento qua dentro. Questo livello qui, sì. Ci abbiamo anche un po' di marciume vario. Diciamo che questi range che stiamo approcciando qui a me non piace molto. Di ranging vario, però creassimo supporto potremmo andare a ritestare 24.000. Questa è una cosa, è quello che stavo guardando, infatti questa è una possibilità molto concreta. L'unica cosa è che l'apertura è avvenuta e non so se ha, non ha dato niente, ha dato solo un colpo a rialzo, ma è rimasto lì dentro dov'è, quindi nulla di che. Dico, non so se sì, e beh, sarebbe un cambio di trend all'apertura, una cosa sempre molto probabile, però appunto finché non abbiamo una candela bullish, per me non c'è alcuna conferma che il trend è chiaramente bearish per il momento. Però anche a continuare bearish, cioè esatto, l'unico trade che vedo
si concretizzasse l'opportunità di saltare in acquisto, dove ci sono 5-6 punti di range da sfruttare, però andassimo bearish abbiamo questo primo range qui di 2 punti e secondo che sono altri 2-3 punti, non mi piace molto. Dovessi tradare quest'indice, preferirei, come penso anche te Zoom, preferirei che continuasse bullish. Sì, più che altro che uscisse dal canale di ranging che sta formando adesso del M1, quindi... che io scommetto che questo qui del quadrato, che sono i livelli, capito, delle rejection, dei body, delle candele di prima. Con quello, infatti. Vediamo se riesce a far breccia. Mettiamo magari... Hai un livello qui, tu? Flat a 20... Sì, esatto. Uno lì e uno quello che fa da supporto. L'unica cosa è che ha rotto tante volte con i massimi e tante volte ha rigettato. E di solito, infatti te, tante volte entri con gli ordini by stop, sell stop. Perché di solito... No, ma a me piace anche, però di solito rispetta molto i livelli, no? Tipo... come vedevamo qua a sinistra, vedi, queste wick non sono mai andate l'una al di sotto dell'altra, che da questo minimo qui non l'abbiamo mai infranto. Invece qui vedi abbiamo una wick che chiude al di sopra, una che chiude ancora più su, una un po' meno, una un po' meno, una di nuovo che rompe i massimi. E un buy stop non saprei bene dove metterlo, se sicuramente non a livello delle wick, perché il prezzo potrebbe arrivare qua e flippare. Esatto. Se lo mettessi qua ci sarebbe aspettare la rottura e poi al massimo il retest, esatto. Mi sembra l'unico modo per entrare, perché appunto se si volesse mettere il buy stop al di sopra qui non varrebbe più la candela, lo stop loss probabilmente, non so, però un break e retest di quel livello lì assolutamente. Adesso abbiamo ancora 2 M1 dopo questa, ok, poi chiude l'M15. Vediamo se questo M15 dà un impulso in chiusura. Ora, nel frattempo GJ a correlazione stretta ci sarà? Sarà bullish GJ? A correlazione di Dio. A sto giro no, a sto giro no. Però prima comunque l'ha rispettata. Quando qua abbiamo iniziato a muoverci bearish, abbiamo fatto gli stessi movimenti sull'indice. Eccola qua. Esatto. La pushata di cui stavamo parlando. È arrivata senza retest. Però beh, assolutamente Zoom sai meglio di me, l'M15 chiude, se questo M15 successiva va a ritestare questa zona qui, lì è il momento d'entrata. A M1 si forma il nostro supportino e diventiamo miliardari. Facciamo un po' di post motivazionali su Insta, se vuoi puoi. Sì, la versione migliore. Se inizi a lavorare duro un anno da ora, sarai 5 anni avanti sui tuoi amici. A cosa? Un anno, no, com'è che è? Tipo un anno di duro lavoro può portarti avanti 5 anni sulla tabella di marcia, tutte quelle puttanate varie. Ecco che la nostra M15 sta ritestando il livello. Questa è la nuova M1 della nuova M15, abbiamo rotto la resistenza, stiamo ritestando il livello, se questa chiude bearish, poi abbiamo una che chiude bullish, abbiamo il nostro retest e la nostra conferma, potremmo mettere lo stop loss. Si potrebbe entrare, però anche, guarda, si potrebbe entrare anche a mercato con gli stop loss, magari al di sotto di questo minimo qui, però un po' più rischioso, diciamo. Io nel frattempo ti lascio a te. E vado un attimino a mangiarmi qualcosa, che ho mangiato presto, ho già fame. A dopo. A dopo. Avete cacciato solo GJ stamattina? Io sto valutando GBP USD. Ok. Ho visto che hai mandato la chart, adesso che torna Luca la apriamo.
Io intanto una piccola entrata sul retest l'ho provata, adesso se dà ancora un colpo mi ci metto a break even, altrimenti la chiudo. Ok. Vediamo se mi dà il tempo di parzializzare qualcosa. Niente, mi ha colpito break even, vaffanculo. Vediamo se riesce a tornare sopra al livello e darmi un'altra possibilità di ingresso, ma la vedo dura. Ok, la rottura a rialzo c'è stata.
Eccomi qua. Dunque, vedo che mi ha preso un break even a me. Dove sei arrivato? Quando sai la esatto, quando è andato a dare il retest, sono entrato sotto sullo spike. Quando è andato a formare quello là al massimo, io ho messo break even, tornato giù e puff, me l'ha chiuso. Peccato. Adesso questa qua fa fake, chiude fake out e continua su. Possible, possible. Ah, sì. Mi puoi vedere giù, Christian? Ti ha mandato la chat. Che non c'ero, scusami. Allora, diamo un occhio giù. Allora, creato resistenza, allora, short fino a supporto. Allora, questa qua è la chart M30, qui a sinistra non c'è nulla che dà fastidio, controlla un po', magari alza H1 e vedi cosa c'è a sinistra. Qui è molto clean, no nulla, ok, molto bene. Allora, sì, abbiamo iniziato a creare resistenza 24.500, abbiamo questa M30 bearish, abbiamo questa qui che poteva essere ingannevole come creazione di supporto, e qui abbiamo appena rotto i minimi di questa M30, cioè dell'M30 precedente. Questa è in corso, vedo che lo screen l'hai fatto appunto quando l'hai mandata. Adesso voglio subito andare a vedere bene cosa è successo su GBP CAD, però... Volevo aprire GU in modo da andare a vedere come, ma buonanotte, come sta andando adesso, perché sono già passati 10 minuti quasi da quella chart di prima. Dunque, M1 vedo che si sta muovendo non granché bene, un po' di... Tante week, ok, allora M15 abbiamo un po' più dettaglio, la chart M30 è pressoché rimasta invariata, siamo allo stesso livello di prima. Sì, ad H4 non è che non c'è proprio nulla, anzi, c'è tantissimo a sinistra. Vediamo che abbiamo questo livello qui, ok, se noi riuscissimo a consolidarci al di sopra di questo livello qui, entreremo nel nuovo range da H4 con prima resistenza qui. Ok, bisogna tenere bene in considerazione il supporto di questa H4 nata precedentemente. Ok, quindi io adesso andiamo a vedere quanto è grande il range, però ok, bene. Adesso scendiamo di time frame, non preoccuparti, andiamo a vedercelo più nel dettaglio. Però volevo sottolineare appunto questa zona di leggero consolidamento. Ok, vediamo che abbiamo intanto un perfetto break e retest ad H4 avvenuto durante Asian, ovviamente. Abbiamo fillato tutto questo movimento qui, adesso abbiamo già rotto i massimi dell'H4 prima e stiamo... abbiamo provato, diciamo, a entrare in questo range qui e siamo stati respinti, quanto vedo. Abbiamo la nostra chiusura ad H1, che però è il trade, assolutamente, il trade è partito in Asian. Con l'apertura di Asian questa notte, alle 2 di notte, abbiamo il break dei livelli, abbiamo il retest e poi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. E lo abbiamo fatto molto bene. Questa mattina siamo arrivati all'interno del range, questa candela delle 8 ha pushato e poi ha chiuso bearish, come abbiamo visto su GJ prima. E adesso siamo in questa zona qui dove potremmo fare un po' di ranging, ok? Come appunto è avvenuto in precedenza. Questa M30 sta per chiudere nei 2 minuti successivi. Se chiudesse bullish sarebbe un ottimo indicatore per cercare un retest al livello di 24.400
che ci siamo segnati prima per poter andare a completare il range. Il completamento di questo range potrebbe avvenire con più probabilità durante la sessione di New York, comunque aspettare che questa H1 magari non solo alle 30 chiuda bullish, poi un retest, ma abbiamo fatto, come vedete, molto molto movimento, molta strada. E appunto l'unica cosa che mi piace sinceramente sono queste candele qui, però abbiamo il nostro primo target, questo weak fill a metà range, nel caso in cui. Per quanto riguarda la visione bearish che mi dicevi tu, è vero che c'è clean traffic, però io finché non vedo una rottura di 24.300, bella netta, non avrei alcuna intenzione di saltare su alcun trade. E metterei un bel advertiser, diciamo, intorno a 24.200, perché arrivati a 24, nel caso in cui prendessimo la strada bearish, arrivati a 24.200, come vediamo che è avvenuto in questa zona qui, giallo su giallo, crazy man, potremmo appunto creare poi un supporto su, se facciamo che disegnare tanto le doti artistiche qua, comunque potremmo creare un supporto su questo stesso livello qui, tornare bearish, fare un po' di consolidamento, aspettare una candela bullish e riprendere il trend bullish tornando. Mamma mia, bella questa candela, sembra l'Adidas, guarda lì, abbiamo fatto lo stemma dell'Adidas. Vabbè, comunque avete capito, trend bullish, se arrivassimo qui, creassimo supporto. Nel caso in cui entrassi in short sotto 23.300, avresti credo 15-20 punti di range per prendere il tuo take profit. Vediamo un po'. 15, all'incirca. Ecco, adesso cancello con la gomma, così non faccio danni. Andiamo a vedere la chiusura M30. Che è avvenuta una chiusura bearish, ma scommetto che l'M15 è bullish, quindi direi no trade. Per me questo qui è solo un gran casino e non c'è alcun bisogno di prendere un trade in queste situazioni qui. Se mi puntassero la pistola alla testa andrei bullish, però non vedo assolutamente niente di valido. Aspetterei la chiusura ad H1, vedere come ci muoviamo. Adesso l'apertura è passata da mezz'ora, abbiamo creato questa wick, ma poi abbiamo fatto la rejection, abbiamo chiuso praticamente sopra 24.400, siamo sempre lì. Per il momento aspetterei. Christian, soddisfatto della spiegazione? Eccoli, perfetto, bene. Molto bene. US30 che combina? Un altro retest qui? Ha rigettato di nuovo, sì, infatti sta continuando, però non mi sono fidato ad entrare su quello. Ma diciamo che anche qui sta iniziando un po' di ranging e non c'è tanta strada, diciamo. Per fare qualcosa di bello nella sua esistenza dovrebbe fare un candelone dritto, dritto, perché se continua ad andare su, poi a creare minimi, a fare ranging, meglio starne fuori. L'M30 però ha chiuso bearish qui. Ha fatto ok, bene. Bene, dunque, quello che dicevamo prima di aspettare candela che formasse supporto è avvenuto con l'M30. L'M15 ha chiuso di nuovo bearish ma non ha rotto i minimi, quindi se qualcuno fosse entrato a livello da retest con lo stop loss qui sarebbe ancora in gioco e in profit, ma appunto stiamo iniziando un po' di ranging. Qui c'è tante week, resistenza. La metà trade oggi che è bella addormentata rispetto a trading view, cioè trading view che è più svicio rispetto a meta trade. Questo è molto molto strano. E di solito comunque MetaTrader mezzo secondo di anticipo ce l'ha. Infatti, per quello.
Veramente Sterlino è un gran movimento, questo è veramente un gran trend bullish. Da venerdì, tutta la giornata di venerdì, cioè tutta la giornata di giovedì, la giornata di venerdì, e tutta Asian e tutta Londra. Boris, tornato Boris, al lavoro. Tornato il supereroe, alla carica. Non lo ferma più nessuno adesso. Comunque, raga, siamo fino a te il 18 che siamo in casa adesso. Fino al 18 sì. L'hanno prolungata. Per il momento sì. Dal 18 al 30 sappiamo quanto è veloce. È un attimo. Dal 15 al 30 è un attimo. Sono altri 20 minuti di conferenza stampa. Ci allunga. Mi ha fatto troppo ridere il meme. Il meme di ieri dove tipo dice quando aspetti la cosa lì del... e qui c'è hai laggato, secondo me non so se sono io, ma hai laggato nel momento della battuta che non si è sentita. Sì, no, che dicevo, quella, puoi di Harry Potter, ripetere, quella di Harry Potter. Ah, ok, sì. Quella di Harry Potter con la faccia di Conte che dice è rinviata. Nel frattempo vediamo DJ che sta facendo il suo consolidamento qui. Sta andando bearish, abbiamo l'M30 di prima. Ah, boh, perfetto. Tutto, come dicevamo, se questo M30 qui chiudeva bearish, probabile proseguimento verso 133. Siamo qui. Vediamo se ci andrà. Ma se ci andrà senza di me. Questo poco, ma sicuro. US l'ha tirato ancora. Ah, ecco, volevo prima... adesso vado a vedere anche quello. Volevo solo vedere, ecco, prima che poi mi sono dimenticato di andare a vedere, che GBPK ha rotto il range alla grande. Fan dei sell stop, si metteva un bel sell stop al di sotto del blocco. Una bella pushata. Giù ha fatto il weak fill al M30, praticamente ha fatto la candela bullish, poi boom. Peccato essere stato chiuso a break even, mi dispiace. Time frame più grandi, vincono sempre. Supporto, weak, pushato, tutto molto molto clean. Non parla, non parla di time frame, non parla. Se non mi parli di M1 non ti sento. Guarda lì. No, cazzo. Calma, e sangue freddo. No, mi devo fare. Alla fine, dai, non sono. Cioè, il range è bello, però sono 3 punti, dai. Non... Io ho capito. Non ti ha dato 10-12 punti in faccia. Per ora. per ora, sempre appunto, tempo. Appunto. E da lì a 24.000 punto... siamo di nuovo vicini. Manca poco. A questo punto possiamo incrociare le dita e sperare che torni bearish. Eventualmente no. Stoppare un possibile ingresso. Però. Oramai ho finito. Ha rotto il massimo M5. L'entrata l'avevo in break di test in vendita quando veniva giù, quando era quello che abbiamo visto prima. O questo era qui è anche un bel break di test. Trend, candela, counter trend, candela che forma di nuovo la resistenza. Sì, proprio quello. M1, sarei andato sullo spike lì a sinistra, ecco il primo al posto che il secondo, ma... Per andare a dare un'occhiata, sì, diciamo che un po' balordo. Sono andato giù. Se questa flippa bullish, andiamo su fino a 24.000. Però se chiude bearish, invece, magari
Che sai, dopo che ha rotto i minimi, se dà la rejection e chiude bullish, è una bella botta. Se invece dopo i minimi chiude bearish, potrebbe essere l'inversione, continuare di nuovo. Se dai un'occhiata al MetaTrader, non so te, ma i quotatori, i prezzi sono un po' diversi rispetto a quelli di TradingView, eh? Su S30. Tipo il livello dove esatto, il livello allora, dove io ho 24.000, se lo vado a vedere sul grafico, lì non è il prezzo, non è 24.000, anche se la formazione delle candele è quella. Allora, aspetta, ripetimi bene che non ho capito un granché. Nel frattempo M1 ha chiuso bullish ma senza top week. Che in pratica i livelli dei prezzi su TradingView sono diversi da quelli del mio MetaTrader. Sì, vedo, io ho circa, al posto che 81 chiude in, aspetta, 84, circa 3 millesimi, al posto che 23.985, in questo momento 23.980, circa 5 dell'ultimo, cioè è impercettibile, sì, non è non è neanche un micropunto. Certo, però comunque l'ho notato perché quando si avvicina, era vicino al livello chiave lì di 24.000, vado a vedere sul mio MetaTrader, non era il prezzo di 24.000. Sì, cioè sostanzialmente mezzo, eccola qua la pushata che è arrivata, cioè sostanzialmente 24.000. Mezzo pips di differenza, sì, però comunque, come si dice, è relativo, perché alla fine tutti i prezzi sono di mezzo pips più in basso, perché sono di mezzo pips più in basso. Quindi non cambia sostanzialmente nulla. La cosa strana sarebbe nel momento, infatti la mia chart su TradingView è perfettamente identica, proprio anche l'M1. Comunque sì, M1 sembra sempre si muove un casino. Suma sempre lì. Toccato 24.000 e puff, rigettato. Vediamo se lo sfonda rialzo, magari potrei avere un altro ingresso in break retest per la continuazione, ma non lo so, non vorrei forzare troppo la cosa. Aprire questo qui è il mio MetaTrader, farvi vedere, anche se non posso perché c'è appena cambio. Ad esempio questa chiusura dell'M1 prima qui è esattamente a 23.988, mentre qui è a 23.984. Questa chiusura qui, 23.983, vedete, 4. Cioè, quel mezzo pips di differenza, però essendo tutto proporzionato non cambia nulla. Questo è un bel drop per giù. Sì, per giù. Mi si è fermata la musica. Cristian, no, chi era che l'aveva mandato? Sì, proprio Cristian. Cristian l'aveva mandato giù. Sembra, però non c'era alcuna ragione di venderlo dopo l'M15 bullish. Non aveva rotto i massimi, però non era granché. Magari il setup decente era no, nessun sell stop perché no. Sei già troppo in basso, secondo me. Il weak fill M30, vedi, ha fatto resistenza bullish, uno poteva provare a prendere il weak fill bearish, ma poteva, per quale motivo? Poteva mettere 3-4 punti di stop per averne 8-9, capito? Tutto il resto non mi sembrava fattibile. Poi io non mi piace sicuramente comprare dopo un M15, vendere dopo un M15 bullish. Mi piace nel momento in cui vengono rotti i minimi. Però qui avevamo due lunghe week. GJ nel frattempo sta facendo un po' di ranging al di sopra del livello che dicevamo prima. Cioè che dicevamo che avevamo segnato prima. GCAD ha dato la sua bella pushata, ha fatto il weak fill M30 anche lui, e GU è senza ombra di dubbio quello con la contropartita più tosta, quindi quello che va più bearish. Il dollaro è il più forte tra JPY e CAD in questo momento.
Lembra, quindi ci chiude in 2 minuti, vediamo se dà una pushata. Sicuramente, esatto, perché in chiusura, la cosa che le coppie con la sterlina fanno spesso, in chiusura delle candele, quindi magari gli ultimi due minuti dell'M15 che chiude il 45, gli ultimi 2-3 minuti della candela oraria, si muove molto di solito. E o fa un pullback di quelli tosti, oppure dà una pushata nella direzione in cui sta andando, però in linea di massima si muove parecchio. Adesso stiamo entrando in questa zona qui. Se questa candela qui fosse un M30 al di sotto, non ci penserei troppe volte a aspettare che l'M30 nuova nasca e a piazzare un bel sell stop. Però questa è solo un M15, a me non piace. Inoltre l'H1 potrebbe dare un bel pullback, iniziare a fare ranging qui dentro. Guarda la chiusura M15 che sta per avvenire su US. Yes. Non è male. Non è male, il problema è che siamo già la possibilità di siamo già al top del range, quello problemuzzo. Sì. Oltre ad ecco, ovviamente. Esatto. Mamma mia, US 30, ti strozzo. Clean candle, il nuovo target qua, 24.000. Ma 24.000 l'abbiamo raggiunto, io sinceramente non lo toccherei più poi. No, ma infatti il target massimo sarebbe stato questo, se fossimo entrati là sotto dove vedevamo prima per il break retest, questo era il TP da centrare, diciamo. La terza volta è stato il break buono. Mm-mm. Io sto by GJ, dice Dino. Ma Dino, dimmi per quale motivo sei entrato in buy, qual è il tuo bias? La scorsa estate sai come mi rispondeva Dino quando gli chiedevo così? Perché lo vedo long, io sono entrato long perché lo vedo long, ok, tutto a posto. Vediamo se è migliorato da quest'estate. Tutto a posto, Dino, non ti preoccupare. No, perché abbiamo rotto quella resistenza, c'è tornato sopra e sembrava da qualche impulso long, infatti lo sta da. Adesso vado a vederlo. Ripetimi, scusami. Allora, vai. Ha rotto quella resistenza là del precedente massimo. Prezzo? 300, questa qui dice. Sì, e là ha dato un bel impulso long, quella candela là. Questa? Sì. Mm-hmm. E poi siamo pieni di spike, quindi ho detto, vabbè, l'entratina ce la butta. Diciamo che hai giocato alla roulette, perché questa qua è una situazione di ranging. Questa candela bullish è stata invalidata da quella successiva bearish, quindi non conta nulla. Questo qui ha rotto pure i minimi, stiamo facendo ranging, hai giocato alla roulette. Vediamo se rompe al rialzo hai vinto, se rompe al ribasso hai perso. Guarda US. That's it. Madonna. Quello che merito. Purtroppo sì, però siamo qua, siamo con te. Fatti le tue analisi, mandacele o piuttosto segui le nostre. Non ne vale la pena di gamblare. Poi ovviamente cazzi tua, nel senso sei libero di fare quello che vuoi, ci mancherebbe ancora. Ovviamente. Io sono veramente arrabbiato. Arrabbiato. Perché mi è passato davanti, l'abbiamo chiamato, l'abbiamo visto 2 o 3 volte il trade su US 30, è andato completamente. Ma non è neanche colpa tua, perché ha fatto l'infame 2 o 3 volte. Perché ci potessi fare molto. Entravi qui. La data. Se entravi qui, come hai detto prima, e non mettevi break even, avresti preso probabilmente uno stop loss al di sotto di questo minimo, io credo. Però ti faccio vedere dove. Se fossi entrato magari dopo questo break qui, che ha rotto questi massimi qui a mercato, saresti stato stoppato di nuovo. E qui abbiamo avuto il break definitivo, però era il terzo, poteva anche rigettare la terza volta. Te lo mando perché sul mio ce l'ho disegnato un attimino. L'unico che mi piaceva un pelino, ma l'unico era questo qui.
perché almeno potevi avere uno stop loss più piccolo, non abbiamo infranto il minimo di prima e potevamo andare a infrangere il massimo non avendo infranto il minimo. Però tutto il resto non mi piacesse granché. Apro subito. Lurido, US 30, siamo lurido. Te l'ho segnato lì col pallino giallo. Sì. Vedi quando ha rispettato quella specie di trend line sulla zona di consolidamento che stava formando supporto. Dopo quella rigettazione, rottura di quel livello lì dell'area di consolidamento, mi ha dato il retest e lì avrei potuto avere l'ultimo, diciamo, ingresso fattibile. Infatti poi dopo, pum, ha pushato, ha rotto il livello sopra, ha ritestato e via, ha continuato. Niente. Eh sì, non era male lì. Però io, ripeto, era sostanzialmente lo stesso che dicevo, ecco, piuttosto che questa, era questa quella che dicevi tu. Mm-hmm. Sì. Però comunque vedi, io non sarei entrato qui perché aveva ancora quel livello lì, esatto, che due volte è stato rispettato, non avevamo neanche rotto il massimo ancora, cioè o proprio si provava, capito, una buy da supporto, nel senso magari questo M1 qui aveva creato supporto, buy un paio di punti di stop loss, che è sostanzialmente la stessa cosa nella candela dopo, non è che cambi molto, però era troppo vicino alla resistenza già. Una buy qui sopra questo livello qui, vedi, non mi sarebbe dispiaciuto. Nel frattempo, ovviamente, abbiamo rotto 24.000 e siamo andati direttamente al secondo target. Sì, yes. Tutto d'un fiato. Tutto d'un fiato. Quindi anche DJ penso che sia in profit, c'è una correlazione stretta. La correlazione di Dino. E invece Dino, bearish trend, M30 che chiude bearish, forma la resistenza, M30 successiva che rispetta i massimi e prosegue bearish. Tutto detto prima, tu perché hai schiacciato buy? Va a sapere. Perché è ciò che merita. Eccolo qua, ha flippato, 5 pips. Il target ce l'abbiamo. Ottima call, Christian. Mi ricordo che prima volevi venderlo, ok? Che non era stato un po' incastrato, non ti ha dato delle conferme. Beh, no, prima non c'era la conferma. La conferma l'abbiamo detto quando questo M15 qui stava per chiudere, non l'ha ancora chiuso. Era il retest di questo livello qui proprio. Ce l'abbiamo registrato. Quando era bullish la week, sell stop. Yes. Sì, non hai ancora perso granché. Ecco, forse adesso hai perso qualcosina. Perché aveva dato solo 5 punti dal flip, adesso sono 6. L'H1 sta per chiudere e l'H1 probabilmente arriverà su queste week e darà un bel colpaccio, secondo me. Poi possiamo vedere. Sai sicuramente, cosa ho notato in queste settimane che sto tradando io? Hai laggato un po', non so se sono io o sei tu. Ah sì, ok. No, ti ho sentito, scusami, pensavo volessi parlare tu. Dicevo che in queste mattine a tradare US 30 ho notato spesso e volentieri che quando arriviamo noi sulle chart inizia un trend che sia bullish o bearish e all'apertura di Londra, appena forma supporto, resistenza che sia, via, si inverte, cioè parte dall'altra parte. L'ho notato molto molto spesso. Qui il movimento è partito esattamente... poco dopo. Lo sai, ti devo dire qualcosa, guarda l'ora. No, infatti appunto, però dico... Candela M30 che nasce, 9.30, push. Proprio molto preciso. E poi vabbè, tutto bonus, perché questo break qui è avvenuto senza molto preavviso, diciamo. Però si sarebbero avuti finalmente ha fatto trend 10 punti, vabbè sono 9, ma 10 punti, 10 pips interi, tutti d'un fiato, in una candela M30, yes. Li ha fatti. G-Cad anche prosegue la sua strada, GJ è sempre lì, il Wakefield 7 punti. Ma niente di che, iniziamo a rallentare. Io direi che potremmo anche quasi quasi chiudere la sessione.
GU sta andando a target, stiamo raggiungendo questa week. Vediamo la chiusura oraria. Vediamo la chiusura oraria. Sì, possiamo aspettare la chiusura oraria. Ho aperto la live alle 7:20, sono 8:20, 9:20, 10, sono 2 ore e 40 di live, nettamente la più lunga che abbiamo fatto. Ecco qua che abbiamo toccato. Vediamo, non so se abbiamo toccato. Tocchiamo adesso. Devo segnarmi. Domani mattina voglio provare a seguirvi anch'io su una sterlina, perché ho notato che focalizzarmi troppo come ho fatto stamattina sulle 2:30, poi che qua quando ti parlo di sterlina mi dici ti convertirai agli indici, Guardate, quando qualcosa fa range non è da tradare, che sia un indice, che sia la sterlina, che sia l'euro. Se fa trend si trada, se non fa trend non si trada. Very easy. Adesso ho riaperto il gold, mi ha dato dei setup della Madonna, però ovviamente con 10 punti di spread. Questo era il setup giusto per non far mangiare troppo le mani a Cristian. Intanto abbiamo... È laggato. Stavo dicendo, questo qui è il setup giusto per non far mangiare troppo le mani a Cristian, vedi? Qui non c'era alcuna conferma di vendere, c'era una conferma M30, però ripeto non era granché. Nel momento in cui abbiamo rotto il nostro livello, che avevamo già segnato prima, non è che l'abbiamo messo dopo questo livello qua, abbiamo chiuso al di sotto, abbiamo creato la week bullish, potevi, siccome non potevi piazzarti lo stop loss al di sopra perché era troppo grande, entrare in modo più aggressivo, quindi col sell stop sotto il flip della candela corrente e lo stop loss al di sopra del massimo appena registrato, avere 4-5 punti di stop loss e puntare a chiudere i primi take profit sui 10 punti, ok? Questo qui era come tradare questa situazione. Semplicemente abbiamo finito. Quindi non mangiarti le mani, non hai perso niente qua. E qui non hai perso granché, diciamo. Domani è un altro giorno e siamo di nuovo qua. Stesso posto, stesso ora. Yes. Vediamo come chiudono le orarie. Gold intanto su break retest dei miei livelli chiave ha dato 60 punti in drop, 60 punti in push. Fantastico. Quattro minuti. Ma ve la sentite la mia musica? Sì, poco sottofondo, pianino. Perché, infatti, noto che con parte del bel microfono che utilizziamo noi fa schifo per fare un complimento. Però la musica in sottofondo si sente sempre male. Un peccato. Boh, ma ti dico, io non lo sento neanche così male, eh. Non so, questi problemi di microfono, ma... No, ma
ma il micro, cioè il microfono va più che bene, però quando ne metti uno, non dico professionale, perché non credo costino caro, sinceramente. Ne ho però... visto uno, Black Box l'aveva preso su Amazon, era fighissimo, 20 euro. Tipo. Però quando poi usi un microfono di quelli decenti si sente la differenza. Non è che cerco il microfono e mi arrivano le webcam. Vedi, già questo qua che costa 18 euro diventi già un boss. Boss della scena. Esatto. Qua con quelli puoi reccare anche la musica. Sì, con questo automaticamente puoi mettere rapper nella bio di Instagram. Esatto. Questo deve essere carino. È USB. Lo piazzi lì. Lo metto di fianco al mio ferro da stiro. Anche questo, crazy questo. Ma così poi mi sento speaker radiofonico. Crazy questo. Faccio gli annunci. Anche quelli che in auto. Ma sono io che laggo e Zoom lagga. Scrivete nella chat, raga, perché io ho sentito lo Zoom laggare in sta frase. Però magari sono io. Zoom, mi senti? Sì, io vi sento. Si sento bene anche io. Comunque, hanno chiuso le candele. D'accordo. Yes. Abbiamo avuto la nostra pushata. Giù sarà andato bello che... Bello che è a casa sua. Ecco quello che stavo dicendo prima, che quando le candele ad H1 stanno per chiudere, danno forti pullback o forti continuazioni. Comunque danno un movimento bello intenso. Direi che questo qua si può definire intenso alla grande. Abbiamo il nostro livello della nostra week che abbiamo segnato prima che ci arrivasse. Abbiamo segnato quando il prezzo era qui. Chiuso al di sopra, movimento bullish. E siamo andati. Quindi, Dino, DJ... No, neanche stavolta. Pazzicca. E invece, vedi, Christian, puoi gioire di questa cosa. Puoi dire, ho fatto bene a non entrare perché non avrei parzializzato. Inventarti qualche scusa con te stesso, in modo da non avere rimpianti. Tu saresti entrato su... Io ho ancora la chat di prima. Credo. Forse no. Sì, io sto valutando il giro. È vero, per carità. Però questo M30 qui poi ha chiuso al di sopra. Crazy, mi si è scaricato il mouse. Folle, uso un attimo quello del PC. Questo M30 qui ha chiuso al di sopra di questi due body qua a sinistra. Saresti entrato lo stesso? Subito alla rottura. Ah, mercato alla rottura del minimo. Quindi saresti entrato quando me l'hai mandata praticamente. Saresti finito in drawdown di qualche pips. Saresti tenuto i nervi saldi. Avresti poi avuto la tua ricompensa, però avrebbe richiesto nervi molto saldi, perché facevi un ingresso qui alla rottura di questo minimo e poi ti vedevi tutto il movimento rimangiato nella tua posizione di sell, probabilmente sarebbe stata mantenuta con lo stop loss al di sopra, sarebbe poi andata bene, però non è come così sano come movimento, secondo me, diciamo. Adesso potrebbe avvenire un bel weak fill M30. Sì, esatto, un po' rischiosa. Boh, io ragazzuoli chiuderei. Abbiamo visto, fatto mille cose. Ci aggiorniamo più tardi in giornata, va bene? Se qualcuno ha domande, scriva adesso. Se no, chiudo. Ottimo per chi si è preso il trade con Luca su... Adesso non mi ricordo su cos'era. L'avete GJ. Preso voi? GJ, ok. Non volevo confondere con GK. Dino sta andando in profit.
Crazy man. Crazy entra. Sniper entry. Resident Dino ha fatto un saluto. Quando la entri a Katsum e va in profitto. Guarda lì, Crazy. Ma perché secondo me è entrato proprio in mezzo al range, quindi è capace di avere l'ingresso. Mandacelo. Secondo me l'ingresso è proprio sulla week, capito? Tipo ai minimi di questo M30, sniper entry. Sniper. Investment. Investment. Health. Cazzo. Dove sei entrato, Di? A che prezzo? Ah, te lo so. È sniper, fidati. Sarà lì, tipo, 254, 253. Lì proprio... Però tutta la parte prima era un sudare, perché no, prima, si rompeva sotto. Oh, prima ci si rivolgeva anche a Maometto, fra... In zona qui cambiavi due o tre religioni. Sì, aspettate, carino, l'M15 poi ha chiuso bullish, ha fatto il fake out, vedi. Break. Andiamo ad analizzare come Dino ha acquisito il suo ingresso. Vediamo che abbiamo questa situazione di ranging, poi questo finto break al ribasso, poi abbiamo la situazione di fake out, Dino, ingresso del fake out, retest del supporto precedente creato, stop loss sotto i minimi e take profit ai massimi. Alla grande, direi. Andare giù, pusha, non ha flippato bearish, solo pushato. Well done everybody. Abbiamo fatto il retest di cui necessitava questo H4, che non aveva praticamente nessuna down week. Dino, me lo mandi su Telegram e io su Telegram non lo posso aprire perché sto streamando solamente Google Chrome. Però vedo il livello, quella chart lì è M15, Dino ha fatto l'ingresso sopra i massimi dell'M15. Quindi l'ingresso di Dino è esattamente qui. Quindi ha raggiunto 10 pips. No, non me lo mandare, va bene così. Tanto era giusto per far vedere, l'ingresso era in questo livello qua, sopra i massimi di questo M15. Stop loss lì sotto e take profit. Lui ce l'ha qua. Mamma mia. È diciamo un po', com'è che si dice? Un po'... È ambizioso? È un po' ambizioso, ecco. Parola giusta. Ma io sono convinto che ha già chiuso. Quando già messo a break even. Vabbè, break even sicuro. Però chiudere qualcosina non è male. È arrivati lì. Comunque, boh, ragazzuoli, stacco, se no sta live dura 8 ore, già convertirla ci vorrà 1 ora e un quarto. Va benissimo, per me. Quindi vi saluto. Ciao a tutti, ciao. A dopo.